Se la tua professione ha a che fare con il mondo digitale, avere un sito web personale, un portfolio online di presentazione è fondamentale. Liberi professionisti, fotografi, grafici, video editor, social media manager, programmatori e copywriter. Sto parlando proprio con voi. Avere un sito web potrebbe fare la differenza per un cliente o un datore di lavoro che deve scegliere tra te e la concorrenza. Ecco quindi come creare un sito o un portfolio di presentazione. Niente paura, perché è facilissimo ed alla portata di tutti. In pochissimi minuti avrai creato il tuo sito web personale per sfoggiare le tue competenze. Ciao, mi presento, sono Gian e ti do il benvenuto sul mio canale. Qui troverai contenuti tra virgolette nerd, tutorial di ogni tipo, programmazione, recensione di prodotti tech e tanto altro. Se queste cose stuzzicano la tua curiosità, vuol dire che sei dei nostri. Ti chiedo quindi di iscriverti per non perderti nessuno dei prossimi video. Se ancora non lo sai, ho aperto da poco il profilo Instagram ufficiale del canale. Se ci farai un salto, oltre a questo bel faccione, troverai un sacco di codici sconto ed offerte interessanti. Infine, mi trovi inoltre su Telegram e TikTok, dove carico contenuti decisamente più pazzi. Ok, iniziamo. Abbiamo la fortuna di vivere nell'era dell'intelligenza artificiale e delle automazioni. Col cavolo quindi che noi andremo a creare il nostro sito scrivendo a mano tutto il codice. Ci faremo dare una bella mano dall'AI. Ovviamente poi servirà il nostro tocco finale, ma lo sforzo sarà minimo. Per creare un sito web ci servono due elementi: il dominio, ovvero l'indirizzo internet del sito, come ad esempio jamstack.it, e l'hosting, che essenzialmente è il server web che dovrà essere attivo H24, che si occupa di rendere sempre disponibile il nostro sito a tutti i visitatori. Entrambi questi elementi hanno un costo, ma per fortuna si tratta di poche decine di euro all'anno. Per gestire tutti i miei siti web io utilizzo Hostinger e ve lo consiglio perché mi sono sempre trovato benissimo. Ho infatti contattato Hostinger e gli ho chiesto se fosse possibile ottenere un codice sconto per la comunità di Jamstack. Incredibilmente hanno accettato. Utilizzando quindi il mio codice sconto potrei accedere al servizio ad un prezzo scontatissimo. Per accedere all'offerta di Hostinger basta andare su hostinger.it/Gian. Si atterra su questa pagina e scendendo troviamo tre opzioni. Io per fare un esempio vado a scegliere l'opzione business perché secondo me è anche quella più bilanciata. Vado a scegliere l'opzione da 12 mesi così vediamo il costo su un anno completo. Scendiamo e clicchiamo sulla voce hai un codice sconto. Qui inseriamo Gian. Ecco che il prezzo si abbassa e passa da 73 a 66 euro circa. Se poi vuoi risparmiare al massimo, l'opzione migliore ovviamente è quella da 48 mesi. 4 anni di servizio a soli 210 euro, ovviamente con il mio codice. Dice, un sito web ai giorni nostri per essere veramente efficace deve rispettare tre regole. Grafica ottimizzata per la modalità mobile. È molto molto probabile che chi aprirà il vostro sito web lo farà da uno smartphone o da un tablet. Se quindi il tuo sito web è fichissimo in modalità desktop ma è orrendo in modalità mobile, ti stai perdendo sicuramente un'opportunità. Contatti facili da trovare. Dobbiamo tenere a mente che l'obiettivo del nostro sito è quello di ottenere dei contatti. È quindi fondamentale che i tuoi dati siano facilmente accessibili sul sito. Se poi inserisci anche dei form di contatto, è molto molto importante che questi siano facili da compilare. Completo ma non eccessivo. Va trovato il giusto equilibrio sul numero di contenuti caricati. Devono essere sicuramente abbastanza perché si deve capire che non siete alle prime armi. Allo stesso tempo però non devono essere così tanti che chi inizia a navigare si sente sopraffatto da tutte le opzioni. Ok, supponiamo quindi di voler creare un sito web portfolio per un fotografo videomaker. Passiamo quindi al Mac. Eccoci qui e come prima cosa andiamo ad aprire Google Chrome. Andiamo su hostinger.it, andiamo ad effettuare l'accesso cliccando su accedi in alto a destra, facciamo login. Questa è la nostra pagina di atterraggio e per andare a creare un sito web andiamo in alto a sinistra qui sul menu e clicchiamo siti web. Andiamo adesso a cliccare su aggiungi un sito web. Qui essenzialmente abbiamo due opzioni: creare un sito web con WordPress come CMS oppure utilizzare il builder di Hostinger. Se già in passato avete lavorato con WordPress e volete continuare a utilizzare lo stesso modus operandi, WordPress potrebbe essere la scelta giusta. Va anche detto che per una persona che non ha mai visto WordPress iniziare direttamente con questo CMS potrebbe essere troppo complesso. Siccome voglio che questo tutorial sia davvero alla portata di tutti, io andrò a scegliere il builder di Hostinger, che tra l'altro ci permette di utilizzare l'intelligenza artificiale e di accorciare davvero di tantissimo i tempi. Clicco quindi su costruttore di siti web Hostinger, lascia che l'AI crei un sito web per te in pochi minuti. Fantastico, iniziamo a creare. Nome del brand andiamo su semplice Jans Photos. Tipo di sito web andiamo a mettere portfolio. Sotto dobbiamo dare una descrizione del nostro sito. È molto importante perché dobbiamo andare a specificare cosa vogliamo che ci sia sul nostro sito. Che ne so, vogliamo una sezione per le foto dei matrimoni, una sezione per le foto del cibo. Qui è dove dobbiamo andare a specificarlo. Portfolio
dallo stile moderno. Una sezione dedicata alle foto dei matrimoni, contatti ben visibili per massimizzare le possibilità di essere ingaggiati. A questo punto clicchiamo su Crea un sito web. L'AI si sta occupando praticamente di tutto e non ci resta che attendere. È velocissimo e praticamente in meno di un minuto potremo iniziare ad editare il nostro sito. Ecco il risultato senza scrivere neanche una riga di codice, creato interamente dall'intelligenza artificiale. Esploriamolo un attimo. La prima sezione del sito è molto classica: foto, titolo, sottotitolo e bottone. Onestamente non mi piace tanto, non mi piacciono questi colori, ma possiamo andare a sistemare tutto dopo. Continuando a scendere abbiamo la sezione dei progetti: immagine, titolo, sottotitolo, immagine, titolo, sottotitolo. Potrebbe essere molto interessante per raggruppare con i nostri progetti, che ne so, prima dei progetti di cibo magari sottomettiamo un bottone e li portiamo a un'altra sezione, magari un'immagine di un matrimonio, un bottone che rimanda a un'altra sezione, e così via per 4, 5, 6 progetti. Mi piace questa disposizione, una a destra, una a sinistra, ci sta. Qui sotto abbiamo un elenco delle esperienze lavorative e a destra abbiamo una sorta di vista a curriculum. Abbiamo l'attività svolta e sotto la data. Abbiamo altre due immagini e scendendo abbiamo un'altra molecola con una foto, titolo, sottotitolo e bottone. Sotto infine abbiamo il footer dove abbiamo i contatti e a destra i collegamenti ai nostri profili social. Se teniamo a mente che non abbiamo fatto nulla e tutto questo è generato in automatico, è un buon punto di partenza. Adesso però è arrivato il momento di mettere il nostro tocco. Clicchiamo quindi in alto a destra su modifica sito. Iniziamo subito con la modifica della prima sezione del sito, che a mio avviso è anche la più brutta, e questo ovviamente non va bene perché la prima cosa che vediamo in atterraggio dovrebbe essere quella che più ci convince. Clicco quindi su questa sezione e vado sull'icona del cestino. Adesso andiamo a creare una nuova sezione, ci spostiamo qui in mezzo e clicchiamo su aggiungi sezione. Abbiamo davvero un sacco di opzioni tra cui scegliere e secondo me l'opzione migliore per un fotografo è questa qui. Come mai essenzialmente abbiamo un titolo, sottotitolo, bottone, icone social e tre immagini tutte nella stessa molecola, tutte visibili appena atterriamo sul sito. Andiamo adesso ad inserire i nostri contenuti all'interno di questa molecola. Clicco sul testo due volte ed ecco che lo posso andare a cambiare. Vado a scrivere l'arte di catturare il momento. Come sottotitolo scriviamo: le fotografie sono ricordi, emozioni e sentimenti che non svaniscono mai. Come sicuramente avete notato, la sezione si è allungata un po' e come vedete adesso in altezza queste immagini non sono più centrate. Possiamo quindi andare a ridurre leggermente la sezione in modo tale che queste immagini siano ancora centrate verticalmente. Modifichiamo adesso il pulsante e scriviamo preventivo gratuito. Chiunque arriva su questa pagina, se vuole subito lavorare con noi, basta che clicca su preventivo gratuito e lo portiamo alla sezione dei contatti. Cliccando nuovamente su modifica pulsante e modificando qui il collegamento, possiamo andare ad attivare questo funzionamento di link dal bottone alla pagina dei contatti. Clicchiamo quindi su indirizzo web, scendiamo e selezioniamo contatti, che è la pagina del nostro sito. Abbiamo anche la possibilità di aprirla in una nuova scheda, ma secondo me in questo caso non è necessario. Adesso vado velocemente su Unsplash a scaricare alcune immagini gratuite da utilizzare sul sito per andare a dargli un tocco personale. Questo ovviamente perché è un sito di esempio, ma se tu sei il fotografo usa le tue immagini. Questa mi sembra ottima. Anche questa devo dire niente male. Andiamo quindi a cliccare sulle immagini, clicchiamo modifica immagine, riposiziona immagine e qui andiamo a caricare i nostri file. Io vado a caricare le immagini che ho scaricato da Unsplash, ma voi caricate le vostre. Seleziono questa immagine, questo è il risultato, e adesso andiamo a cambiare anche le altre due. Rispetto a quando abbiamo iniziato, questo sito ha già tutta un'altra faccia. Sicuramente ve lo starete chiedendo, dove c'è scritto Gian Photos, sì, possiamo andare ad inserire un logo. Io in questo caso vado a tenere questa scritta perché non ho un logo pronto a disposizione. Continuiamo e passiamo alla prossima sezione. Scriviamo ad esempio i miei progetti. Non mi piace però che sia in bold, quindi vado a togliere questo settaggio e così mi sembra un po' più organico, perché voglio che questo testo sia bello grande e questo qua sotto invece sia un po' più discreto. Vado a lasciare le immagini che ci sono sotto, perché tanto che siano già inserite dall'intelligenza artificiale o scaricate da Unsplash poco cambia. Esattamente poi come prima possiamo andarle a cambiare singolarmente e possiamo anche andare a cambiare tutti i testi che sono presenti. Come ho detto prima, secondo me sarebbe interessante avere un'immagine, una per progetto, dove però se clicchiamo andiamo alla sezione con più immagini del progetto visto. A questo punto abbiamo due opzioni: inseriamo un bottone qui sotto per rimandare alla pagina del matrimonio di Laura e Paolo,
Paolo, oppure possiamo inserire un link ipertestuale, che secondo me è la scelta migliore in questo caso. Vogliamo però rimandare a una pagina che in questo momento non esiste, perché se vediamo nell'header abbiamo home, portfolio, matrimoni, contatti. Matrimoni però è generico e non è quello di Laura e Paolo. Secondo me avrebbe senso creare una pagina nascosta e raggiungibile soltanto cliccando qui. Come facciamo? Basta andare a creare la pagina. In questo menu laterale, sulla parte sinistra, andiamo sotto e clicchiamo su aggiungi pagina. Clicco quindi su nuova pagina vuota. Diamo un nome, matrimonio Laura e Paolo. Clicco sul nascondi pagina, così che non sarà più visibile nell'header, ma comunque sarà presente nel nostro sito. A questo punto, se torniamo in home page e andiamo su il matrimonio di Laura e Paolo, seleziono tutto il testo, clicco sul linkino e faccio collegamento a matrimonio Laura e Paolo. Clicco quindi su salva e come vedete adesso questo testo è cliccabile. Continuiamo con la prossima sezione dove abbiamo questa sorta di curriculum che onestamente non mi piace tantissimo. Vado quindi ad eliminare l'intera sezione ed elimino anche l'ultima molecola che secondo me non ha molto motivo di esistere. Vado quindi adesso a creare una nuova sezione curriculum andando a spostarmi qui e cliccando su aggiungi sezione. Qui a sinistra abbiamo un sacco di opzioni tra cui scegliere, tra cui curriculum vitae. Abbiamo due stili tra cui scegliere, personalmente preferisco il secondo perché secondo me richiama un po' lo stile della prima molecola. Andiamo quindi di nuovo su Unsplash e cerchiamo la foto di un fotografo. Questa immagine qui devo dire può funzionare. Scarichiamo la foto ed andiamo a caricarla qui sul nostro sito. Ed ecco che abbiamo la sezione About Me creata. Come sempre tutti i testi sono editabili e possiamo andare ovviamente ad aggiungerne altri. Come si fa? Semplicemente andando sul più in alto a sinistra e qui possiamo prendere tutti questi elementi e trascinarli nella nostra molecola. Ad esempio mettiamo un testo. Ecco qui il nostro nuovo testo. Andiamo a posizionarlo spostandolo, possiamo andare ad allargare la nostra molecola, possiamo andare a rimpicciolire o allargare la nostra immagine a seconda delle esigenze, tutto è perfettamente editabile. È arrivato quindi il momento di vedere com'è il nostro sito una volta pubblicato. Clicchiamo quindi in alto a destra su anteprima. Devo dire molto bella l'animazione di comparsa delle immagini, questo è l'aspetto che avrà il nostro sito una volta che l'avremo pubblicato. Se clicchiamo su preventivo gratuito arriviamo alla pagina dei contatti, tornando in home page. Se scendiamo abbiamo i nostri progetti, di cui il matrimonio di Laura e Paolo è cliccabile e ci manda a una pagina in questo momento vuota che però voi potete ovviamente riempire. Abbiamo poi il nostro curriculum vitae e secondo me qui quello che dovremmo fare è andare ad aggiungere un colore di sfondo leggermente diverso, perché altrimenti non si capisce lo stacco tra questa sezione e la successiva. Torniamo quindi all'editor e clicchiamo in alto a sinistra, spostiamoci sulla sezione About Me, modifica sezione e qui possiamo inserire uno sfondo. Secondo me questo grigino potrebbe funzionare. Il testo è ancora perfettamente leggibile e c'è un po' di contrasto con l'ultima molecola del footer. Torniamo quindi in anteprima, vediamo l'aspetto finale del nostro sito e tutto quello che abbiamo visto fino ad ora è in modalità desktop. Possiamo però andare a provarlo in modalità mobile. Come facciamo? Clicchiamo in alto a destra sul simbolo dello smartphone. Torniamo in cima e questo è l'aspetto che avrà il nostro sito in modalità mobile. Anche in questo caso il primo atterraggio devo dire niente male. Mi piace la disposizione degli elementi e andiamo a vedere com'è il resto del sito. Scendendo qui questa molecola è tagliata, ma possiamo andare a sistemare tutto. Sotto poi abbiamo tutti i nostri progetti elencati. Anche in questo caso cliccando su il matrimonio di Laura e Paolo arriviamo alla pagina vuota che abbiamo creato prima. Qui in alto abbiamo il menu, possiamo tornare in home page, scendiamo, vediamo come si vede il curriculum, About Me, Experience e sotto l'immagine. Qui possiamo scegliere se spostare l'immagine sopra o se tenerla sotto e infine poi abbiamo il footer. C'è davvero poco da correggere se non la fine di questa molecola. Clicchiamo quindi in alto a sinistra su torna all'editor. Siamo già in modalità mobile, comunque potete switchare qui in alto a destra utilizzando queste due icone. Scendiamo e andiamo ad allungare leggermente questa molecola. Torniamo per l'ultima volta in modalità anteprima ed ecco che questa volta l'altezza della molecola è corretta. La parte bella è che non viene modificata la versione desktop, che è completamente a parte. Una sezione che dobbiamo curare molto attentamente è la pagina dei contatti. È vero, i contatti sono presenti nel footer, ma siccome abbiamo una pagina dedicata, cerchiamo di sistemarla il meglio possibile. Qui sulla destra abbiamo un form e il mio consiglio è teneteli il più semplice possibile. Più lo fate complicato, più campi mettete e meno le persone saranno invogliate a lasciarvi un messaggio. Tantissimi clienti e datori di lavoro però non vogliono lasciare un messaggio online e preferiscono una telefonata, quindi è molto molto importante che il vostro numero di telefono sia presente su questa pagina. Se questo fosse davvero il mio sito, prenderei questa email, la farei un pochino più grande e la metterei anche in bold.
Stessa cosa poi per il numero di telefono. Voglio proprio che risaltino e che l'occhio sia attirato in questa sezione. Anche questa sezione è interamente modificabile e potremmo anche qui andare ad aggiungere un'immagine per dare un po' di colore e soprattutto andare a ricordare a chi ci sta contattando quanto siamo bravi. Quando poi saremo soddisfatti ed avremo completato tutte le modifiche, sarà arrivato il momento di andare live. Come si fa? È super semplice, basta cliccare in alto a destra su questo bottone viola con scritto pubblica. Sembrava difficile, sembrava complesso, eppure siamo riusciti a fare tutto. È vero che l'AI ci ha dato una grande mano, ma comunque noi abbiamo aggiunto il nostro tocco personale. Ti ricordo ancora una volta che se utilizzerai il mio codice sconto potrai accedere ai servizi di Hostinger ad un prezzo super scontato. Siamo arrivati alla fine e spero davvero che questo video ti sia piaciuto e soprattutto che ti sia stato utile. Se così è stato, lascia un like ed iscriviti al canale per altri video come questo e tanto altro. Non mi resta quindi che augurarti una buona giornata. Ciao!